usciamo di qui prima che salti tutto. A terra. Ora via di qui. Navi in arrivo! Presto, vai alla postazione fissa e cerca di tirarle giù. Se lasciamo il fiume e attraversiamo le montagne, dovremmo riuscire a raggiungere la fortezza.
Lasciamo il fiume e attraversiamo le montagne. Dovremmo riuscire a raggiungere la fortezza. Fuoco! Arma presso!
Navi in arrivo! Uno dei miei uomini aprirà le porte e la condurrà alla base. Cautela, potrebbero esserci degli Helghast nella base. Devo ripiegare.
siamo. Non credo che da qui partano molti voli. Dobbiamo trovare un altro modo per portare Aka alla piattaforma. Cerca di ripristinare le comunicazioni. Manda un messaggio su Adams. Sì, ci provo. Fermo! Sta calmo, soldato. State lontani dall'equipaggiamento, nessuno si muova! Stai facendo un errore, il generale Adams. Il generale ci ha informati, voi siete dei traditori. Ma è Adams il traditore. Non provarci con me. Sappiamo tutti che Bowton e i suoi ribelli hanno preso la piattaforma SD. Ma per fortuna il generale Adams è di nuovo al comando. Dimmi un po', soldato, su che obiettivi credi che stia puntando Adams adesso? Ti ho detto di non provarci. Io non ho accesso a queste informazioni, quindi stai solo sprecando tempo. La ragazza è cocciuta, gente. Sta zitto tu! Nessuno si muova finché... Cosa diavolo è successo al generale Bowton? Adams gli ha sparato dritto alla testa. Trova la tua squadra ed esci di qui. Dobbiamo muovere il culo subito. Bowton è morto, Ian. E comunque questo non cambia di molto le cose. Sbaglio o era anche un tuo amico? Adesso abbiamo un lavoro da fare. Come vedi, generale, tutto procede secondo i piani.
Credo che il rapporto che hai fatto su di me al nostro capo sia già stato messo da parte. Scholar Visari e io abbiamo un unico interesse, che è il nostro scopo, e cioè la vittoria. Anche se questo significa dover collaborare con degli umani accondiscendenti. Beh, mi risulta che le forze ISA siano all'oscuro del mio allineamento. Direi che le cose non potrebbero andare meglio. Ci sono novità, signore. C'è stato un accesso non autorizzato al suo computer. Crediamo che il responsabile dell'intrusione sia il colonnello Hack, la spia. Molto interessante. Mi sembrava di aver capito che quella spia fosse in arresto da tempo ormai. È stato liberato, signore, da un'unità di 3 uomini che pare agisca sotto il comando del generale Vauton, che è anche ritenuto responsabile dello scontro a fuoco alle banchine e della distruzione della base codice 33. Una squadra di 4 uomini alla base 33, hai detto? È impossibile. Templar. Come, generale? Il cane di razza di Vauton. Uno dei pochi in gamba. Ma non devi preoccuparti, non c'è problema. Di sicuro la squadra di Templar si dirigerà alla Plink per poi raggiungermi qui. Vuol dire che passeranno per il trasmettitore GPS. Fai immediatamente preparare la squadra al trasmettitore per il mio arrivo. Io non penso che un esercito di 4 uomini possa arrivare fin qui, anche se uno della loro squadra è un Elgast. Te lo ripeto, avvisa tutti che sto scendendo.